Se faccio 1.000 like in una settimana da oggi che esce il video, mi faccio un tatuaggio. Yo, ah, yo, yo, ah, yo, 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 just get this up. Benvenuti in un'altra puntata di Accrocchi Disumani. Yo, yo, yo. Sono un rap, vedete? C'ho anche il tatuaggio cattivo. Oh, vi spacchi il muso a tutti! Madonna, mi sono fatto il tatuaggio! Perché? Perché oggi, secondo voi, se io ho in viso il tatuaggio, di che si parla? Di ferro battuto! Si parla di tatuaggi! Partiamo fortissimo! Io, come i rapper cattivi, il gallino! Trovi un accrocchio di disumani? Mandali subito a Galligani! Che non tornava, se no, capivo. Quindi mi sono fatto lo sgambetto da solo. Io! L'amico Luca Cannizzaro mi ha mandato questo porcaro, che lei è una che la si è fatta un tatuaggio qui dietro al groppone che l'andrebbe presa a schiaffone. A schiaffone, sì! A schiaffone, martedì! Senti, allora, guarda questa lì che la si è fatta dietro al groppone. Nord, sud, est, ovest, lo vedete? Però... E l'è tutto sbagliato, l'è contrario, perché il nord della est, il sud della ovest, è tutto al contrario. Lo vedete, bellina questa? Tu hai una testa come un'incudine, tu sei grulla, quindi cervello! Yeah! Come era la pubblicità? Sì, che era uso rap, che la faceva. La mucca la fa mu, ma la mia la fa mu mu! Te me la ricordate? Bella. No, così, così, mi è venuta così, non posso dire che mi pare. Non ti devi. A casa non devi parlare, lo devi scrivere qui sotto. Se tu parli da casa non ti posso sentire. Ti vedo, tu muovi la bocca, ma non ti posso sentire. Quindi scrivi qui sotto il che tu dici. Ricordatevi, devo arrivare a 100 like. Se non arrivo a 100 like, non faccio cosa c'è scritto nella letterina. Per ora vinco io. Bene, andiamo avanti. La Luisa Ruggero, bellina, una figliola veramente bella, fenomenale, mi ha mandato un tatuaggio femminile. Questo è bello. Ma tra l'altro, la se l'è fatta. Questa qui di fresco fresco, perché c'è ancora la pellicola appiccicata, capito? C'è ancora il domopack appiccicato, perché quando tu ti fai tatuaggio tu devi dare la crema di vasellina o di paraffina e tutto per proteggere il tatuaggio. Questa si è fatta un tatuaggio veramente bello, guardate, guardate le bellezze, è il coniglietto di Playboy, guardate, non è uguale. Oh ragazzi, l'ha fatto a mio cugino, minchia, vedi? Questo all'era di San Paolo di Prato, ho detto, lo sai che mi voglio fare bella. Gli unghioni li ho fatti lunghi lunghi, ora mi faccio anche, mi fai buco, io metto la boccola al naso, mi faccio, che sarebbe il piercing, capito? La boccola, e poi ora mi sono fatto il tatuaggio di Playboy, guarda come sono bella, San Paolo di Prato, rock and roll, rock and roll. Mentre Lorenzino i fiaschi mi ha mandato, siccome lui è un appassionato di catch, ve lo ricordate i catch? Quello che ora si chiama i wrestling, i WWE, WWB, i WWV, tutte queste robe qui. Questo qui si è fatto un tatuaggio bellissimo, che lui è appassionato di wrestling, oppure di box, o anche di Thai box, insomma, degli sport dove si tirano delle fiammate che fanno paura. Quindi Lorenzini Fiaschi mi ha mandato questo bellissimo tatuaggio, questo qui si è fatto questo tatuaggio qui. La cintura di campione del mondo, lo vedete bellezza? Guardate quanto beve sto, guardate che buzza grassa c'ha quest'uomo qui. Campione del mondo di pesi massimi addirittura. Ma questo è bellissimo. Sentite i rumorini bellini fa, eh? A me mica la monte, quando sento questi rumorini io mi diverto un monte. Che bei tatuaggi, la gente è veramente fantastica, io sono contento di vedere delle robe così. Però il peggio non c'è mai fine e gli ultimi sono sempre i migliori. L'ultimo è incredibile, ma anche questo. L'ultimo è incredibile, ma si può non vederlo. Invece questo qui sei obbligato a vederlo, perché questo qui, nella chiorba, si è fatto un tatuaggio che io dico, no, ma che tu c'hai in codesta zucca per farti un tatuaggio da testa a pinolo in codesta maniera? Michele Nencioni mi ha mandato questa bellissima fotografia di questo tizio che è stato fotografato dentro il treno, perché non c'aveva nemmeno il coraggio di fotografarlo davanti al viso, perché è veramente mamma mia, guardate questo come si concia, guardate come le grullo qui, guardate il tatuaggio si è fatto, si è tatuato sulla chiorba, io dopo me la levo queste scritte qui da grullo, è per forza, ma questo è sulla chiorba, cioè si è tatuato il simbolo di Louis Vuitton, e che è Louis Vuitton? Il simbolo di Louis Vuitton.
Ma che tu c'ha nella testa per tatuarti una griffa in cui... Ma che tu va... Ora, quando tu c'ha 70, 80 anni, che tu va a giro con quella roba lì piantata nel capo? Io ti ci pianterei ma un cacciavite nel capo, vedi? C'ho pazienza. L'amico Paolo Pellegrini, per chiusare, per finire, mi ha mandato questo tatuaggio. Ma questo tatuaggio è bello, è bello. Ma prima di aprire questo tatuaggio, io vi ricordo che... Guardate la regia, guardate... Voilà! Allora, ma le altre puntate precedenti ci siamo arrivati ai 100 like? Ancora no! E se io non arrivo ai 100 like non posso fare il dolce come avevo detto e non posso fare ciò che c'è scritto in quella lettera famosa. Ora, anche qui c'è scritto una robina da accapponare la pelle. Davvero? Addirittura? Devo fare sta roba qui? Allora io non lo dico che cosa devo fare. Però è una roba inerente alla puntata di oggi, va bene? Quindi, se voi volete che io faccia il che c'è scritto in questa lettera qui, e questa lì è veramente una roba troppo esagerata, devo raggiungere i 100 like. Io devo raggiungere i 100 like. Ma apriamo l'ultima cosa che c'ho qui. Ma potrei lanciare una sfida ancora peggiore, te la senti? Cioè? Se arriviamo a 1000 like, ti fai un tatuaggio. No. No, io il tatuaggio non me lo faccio. Ma 1000 like sono 1000. In un mese? No, meno, dai, questa è hard. Una settimana. Il tatuaggio scegli te dove però, Se faccio 1000 like in una settimana... Ma quando esce il video? Se faccio 1000 like in una settimana da oggi che esce il video... Se faccio 1000 like in una settimana, mi faccio un tatuaggio, ok? Da oggi. Ma tanto non ci arrivo, non fate 1000 like, capito? Non dovete mettere like. Va bene, chiudo la puntata con questo bellissimo tatuaggio, guardate come è cretino questo. Questo qui gli garbava le Converse, è appassionato di Converse, e siccome c'ha questi piedacci brutti, secchi, venosi, lo vedete vene brutte? Cioè le vene che le si vedono sono vene vanitose, che battuta! Questo qui si è fatto il tatuaggio delle Converse All Star, guardate bellino, quindi questo qui era l'ultimo pezzo, bellini rumorino, era l'ultimo pezzo della puntata, quindi io vi ringrazio, vi saluto con la tromba e con l'imbuto, guardate il tatuaggio e TV Show, condividete tutto, ok? Ciao!